e poi lo vediamo insieme e poi lo commentiamo. Ma guarda attorno e begani, sit, sibili serpiente, simila alla mente, rinda l'aria carichiamo un presentimento, più che sentimento, si riduce sulla buona e malamente, malattaccamento a vivere te cagni, caso male bene diventa tutto uno stimolo, stimolo, non ce ne stanno e piacciono, se ti trovi buono per queste cose già sapevi convivere, già sapevi dividere, recita una parte, ogni situazione restando incredibile, seguendo una traccia, levando ogni laccio che entra al suo cammino. Pure rende facile che mai più mi scontro per cacciatore, per ancora mi braccano. Stacca sto biglietto, non perdo occasione. Tanto male ci sta sempre per mobili e tu. L'ho vista a me, ci hanno vegetato. E poi da me, non c'è niente, c'è un istante. Se tratta solo di un momento, per arrivare a comprendere. La roba che hai pigliato pure, pure malamente. L'ho vista a me, se ne parla ancora. A me, tutto quanto, parla tu, amore. Stupido e buono sempre, altrimenti è solo un'emozione che diventa malamente. Rimango felice, e progredisco pure un coppiedisci. Si concepisci, solo a chi capisci, la mo fatica e costruisci. Chi sa parte reagisci, ci facciamo con gli strisci. La chi fallisci, la chi si accatta non si pensi. Poi una mazzetta, a me da questo progetto. Le cifre fate senso, la ricompensa. Per una settimana in un pari cicchetto. E dico sempre che la tua pensa, se mi dici lunga frate ma tu pensi. Perché se la puttana mi pensi la puttana, contro chi si crede umano ci vogliamo buono, o malamente ci dammo go, a chi si chiama ancora, a chi si vende non conta, e ci ripate per secondo, per ti dà conto, perché c'è dentro, ma stiamo a sei, sei ancora a te, ovvero un fame, resta fame e trama tradimento. L'ho vista a me, ci hanno vegetato, e poi da me, non c'è niente, c'è un istante, se tratta solo di un momento per arrivare a comprendere, la roba che hai pigliato buono è pure un malamente. L'ho vista a me, se ne parla ancora, a me tutto quanto, parla tu amore. Stupido e buono sempre, altrimenti è solo un'emozione che diventa malamente. Dopo un mare da Berlino, ho bene bene sempre vino, rimbello tu si ne va la pena, che si messo umano come Adamo ed Eva. Un peccato originale, secondo me se mantiene, se rivela crudele, la causa in effetti, quello succede, ti dà mancanza d'affetto, la reazione rigetta, condizione s'accetta, differenzi chi si prende sulla roppa riflette. Tu vento, scrivelo pure ora. Che tengo un'anima pelata, nata pensa cazzo suoi, mezzo imparato, sparto giusto. Esperienza di spazio angusto, me ne cresciuto più robusto. E mo non busse e porta e cerca aiuto. Segue un istinto animale, ma mo non rifiuta. Chiudo sa sci bene, aspetta, rispetto perfetto. Speri non essere solo sopravvissuto. L'ho vista a me, ci hanno vegetato. E poi da me, non c'è niente, c'è un istante. Se tratta solo di un momento, per arrivare a comprendere. La roba che hai pigliato buono è pure un malamente. L'ho vista a me, se ne parla ancora. Mentre tutto quanto vanno tu anno amore. Stupido e buono sempre, altrimenti è solo un'emozione che diventa malamente. Bello, Un forte, po' finale molto forte. forte. Allora, facciamo i crediti che sono passati. Allora, protagonisti, voi tre. Allora, noi tre Cioè, protagonisti, Tubit, Mimmo Fasan e DJ e Robo. DJ Rogo, Mimmo Memoli che ha fatto Il il rapitore, quello che rapitore. si spara alla fine. Sì. E poi dobbiamo ringraziare Daniele Flo per la regia, Jacopo Guedato che ha fatto le riprese a noi, anche il video di Mario. Ok. Da Caiola, Peppe De Marco Per per il il montaggio, montaggio. diciamo, è sempre, dobbiamo ringraziare sempre Comunque a tutti, tutti diciamo, coloro che hanno collaborato che con ci hanno noi, ci hanno aiutato, è supportato. stato, diciamo, Quindi Mimmo è quello tutto tatuato, quello per è tutto tatuato, intenderci. il cattivo. È il cattivo della situazione. Voi avete fatto una cosa che dalle nostre parti è abbastanza rara, cioè il release party. Cioè, si fa generalmente per i vernissage delle gallerie d'arte, no? Per le Per le mostre, eccetera. mostre. Noi non siamo molto abituati ai release party, proprio perché fino a qualche tempo fa l'industria musicale aveva dei luoghi Sì. simbolo dove si facevano, erano le etichette musicali che poi facevano promozione con delle conferenze stampa, eccetera. Come ha reagito il Il pubblico? pubblico no, ha risposto abbastanza bene, diciamo,
anche, diciamo, nonostante, diciamo, anche, diciamo, nonostante il tempo sia, non sia stato a nostro favore, perché sabato, diciamo, è stata una giornata un po' piovosa. Complicata da un punto di vista Complicata, però meteorologico. Però comunque, diciamo, c'è stata una buona risposta, anche a livello, È diciamo, stata una di festa alla fine. Invece il video è uscito prima perché andando su YouTube le Sì. visualizzazioni sono moltissime, Sì, cosa che fa naturalmente un abbastanza. po' innervosire Morfugo, noi se lo diciamo, perché sono 5 È un volte po' tanto rispetto a Leo arrabbiato. Orientale, il che significa quanto tempo fa è stato, diciamo, messo, Abbiamo una postato settimana lì? prima dell'uscita. Caspita! Del 26 febbraio, Dell'uscita! quindi Caspita! per, Ma quindi avete diciamo. un pubblico che è già No, appassionato? ma diciamo sì, abbastanza, è perché diciamo è sempre, abbiamo diciamo la scena salernitana che ci Perché, per supporta, citare, la UREP gente. dipendenza. Sì, Sì. l'EP dipendenza, sì. Che cos'è UREP dipendenza? Perché ho letto che durante la lavorazione di UREP dipendenza è nata la collaborazione Sì, poi con sì, DJ Rugo. sì. Che cos'è UREP dipendenza? Diciamo, lì DJ Rugo ci ha pescato un po'. Ha preso noi, a me, Maurizio, anche Kabul e Fonce, che sono adesso Los Carnales, insieme a Bobo, che e diciamo abbiamo fatto Ma era questo una pezzo. rassegna, era un No, disco, diciamo che abbiamo cos'era? fatto, loro stavano curando questo mixtape, diciamo, di tracce americane, non, e in più qualche inedito in cui hanno inserito anche noi per, diciamo, per Quale proporci. brano vostro? Uno che qui no, perché era No. un prodotto, cioè No, era un altro singolarmente era un prodotto. altro. Come si intitolavano i vostri brani? No, no, abbiamo fatto questo Proprio pezzo questo tutti pezzo insieme, tutti io, insieme. lui Ah, tutti insieme. e i due ragazzi, che si chiamava appunto Rap e Dipendenza, in cui diciamo parlavamo del fatto Che che non se ne può fare a non me, se ne può della fare a passione meno per per la la meno. musica. Senti, avete in programma da qua in poi, cioè una volta uscito il disco, concerti, dove si può ascoltare Siamo. dal vivo la musica rap a Salerno? A parte gli eventi, perché noi abbiamo visto per esempio Tonico, Morfuga hanno fatto dei concerti e forse, ma se uno durante la settimana vuole naturalmente sentirvi suonare, cantare, dove vi troviamo? Vabbè, solitamente comunque organizziamo spesso in vari In vari locali, locali, sia a sempre nel Salerno che Salerno, ma anche, non diciamo, in fuori, provincia. sì, in provincia. Comunque sì, teniamo in intenzione comunque di, diciamo, organizzare, diciamo, entro un mesetto, una serata appunto di Sone presentazione del dell'intero disco, sì. Sì, lavoro e poi per l'estate una sorta di tournée. una sorta di tournée che ci auguriamo appunto, diciamo, Diciamo, abbia un buon stiamo lavorando su riscontro. questo, anche perché è difficile trovare spazio perché comunque non siamo. Non ancora, Non, non ecco. siamo ancora, aspetta, anzi citando, sta rota gira e Speriamo quindi che ramo a giri 10 anni bene. è la cosa Ci auguriamo che migliora, venga il meglio. venga il Speriamo, meglio. speriamo. Però i vostri fan, mi alzo un attimo, Sì. intanto voglio fare vedere che c'è comunque tutta una Sì, anche grazie, gadgettistica, cioè niente. questo è Ringraziamo Genki, trasparente, è Gennaro Chiese Cosimo, per. grazie, ecco qua, Tropa d'Elite, si vede? Sì. Ok. Ringraziamo Genki che ci ha aiutato. Io mi alzo un attimo, vado al Sì. computer perché chi vi vuole seguire, no, c'ha tutta una serie di strumenti. Allora, innanzitutto su MySpace, perché MySpace funziona ancora moltissimo per chi lavora nel mondo della musica. Sì, Cioè, lo diciamo. ricordiamo, MySpace nasce come prima community, in qualche modo, primo social network, però poiché appunto consente un'impaginazione particolare, viene Sì. scelto come mezzo promozionale da moltissimi Ma è anche che. molto, diciamo, meglio rispetto a Facebook, perché comunque Diciamo che per l'oggetto addetti ai principale è la lavori, musica su MySpace. esatto, diciamo che ormai è diventata una cosa quasi per addetti ai lavori, nel senso che in questo mondo in cui la musica ormai è così democraticamente sparpagliata, no? Ovunque, uno cerca e appunto capita, è capitato con tante realtà anche locali di persone che postavano e poi sono stati contattati semmai da Sì. etichette importanti o hanno scoperto di avere un pubblico trasversale, perché la rete, lo ricordiamo, non è un fatto locale, ma essendo World Wide Web, Worldwide. cioè una ragnatela che avvolge l'intero mondo, può darsi che questo tipo di musica venga sentito appunto in Argentina, come in Cina, in Sì, Giappone, è come negli Stati questo Uniti. bello. Questa è la vostra pagina e appunto c'era l'appuntamento per sabato 5 marzo, poi ci sono una serie di
link, no? Che sono su Sì, Facebook, su altre Twitter, su pagine. YouTube naturalmente, e poi l'etichetta della Dent Records. Allora, visualizzazione di profilo, l'ultimo accesso il 3 marzo, erano già 1230, che direi che è una Quindi cosa, diciamo un po' di etichetta sconto. indipendente, esatto. Lo abbiamo detto di Facebook, siete naturalmente anche su Facebook, dove c'è Non c'è tutto scampo. l'aggiornamento, e dove c'era anche, io l'avevo visto, abbiamo finito il nostro tempo? Niente di meno, allora vado velocissima. Finalmente Tropa all'esordio d'Elite, questo era un brano che era uscito credo su Roma o Sì, Roma Cronache. Cronache. Questa è invece la pagina Facebook di Dint Records, dove ci siete ancora voi, e questa è quella di Morfuco, scusate, glielo dovevo, Certo, visto che l'ho il maltrattato nostro prima. mentore. Io ringrazio moltissimo i Trova d'Elite e Morfuco per essere stati con noi, per averci fatto fare un focus sulla musica rap. Figurati. Naturalmente il suggerimento è di ascoltarlo, scegliete voi quello che volete. Questo è il loro Grazie simbolo, Dint a voi. Records, che è Dint e Dint, Che giusto? dite Come dite. vi rivedete domani. Ciao.